Buon di Fioi, buon di Toso, buonasera Fioi, buonasera Tose, dipende da che ora guarderai questo video e buon martedì. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati a Casa Stene. Registro ad un'ora nefanda perché sono esattamente l'1:35 del mattino, ma ho appena terminato di confezionare gli highlights di Legnago Salus Triestina e quindi poi vi invito a farvi un giretto sul sito www.lacasadc.com. per chi non lo conoscesse, è un portale nuovissimo che tratta la serie C a 360 gradi, curato interamente dalla redazione di gianlucadimarzio.com. io collaboro, ho la fortuna di collaborare con questa fantastica realtà, ho anche uno spazio estremamente notevole per quel che mi riguarda, essendo un benemerito signor nessuno. Però ecco, avere la possibilità di commentare gli highlights e in più anche scrivere degli articoli a Marcord mi fa estremamente piacere. Vi segnalo inoltre la lunga intervista realizzata con il capitano del Padova degli anni 90, Damiano Longhi, il mio caro amico damianone nazionale e internazionale. Quindi c'è la sua, c'è quella di Fulvio Simonini della settimana scorsa. Quindi fatevi un giro, www.lacasadc.com, sia sul web che sui social. Bene, torniamo al format classico di Casa Stene, ovvero parlare della Serie C, in particolare del girone A e delle due squadre che rappresentano il Triveneto, delle quali tra l'altro ho confezionato gli highlights di entrambe le sfide dove erano impegnate Triestina e Padova. E quindi partirei da Piacenza-Padova, una gara che è stata dominata in lungo e in largo dagli uomini di Pavanel, che era in tribuna perché c'era Diego Zanini in panchina, in quanto il mister del Padova squalificato dopo le espressioni blasfeme che ha esternato nel corso di Mantova-Padova. E forse porta bene il fatto che fosse in tribuna perché il Padova ha vinto, no, a parte le battute, diciamo che i biancoscudati, con questa tenuta tra l'altro total black dorata che un po' va a snaturare la natura, l'origine del bianco scudo, ma vabbè, c'è gente preposta per fare queste cose, quindi comunque a livello estetico complimenti alla Replay che ha fatto un buon lavoro. Però ripeto, un po' troppo moderno rispetto a come siamo abituati a vedere Padova. Detto ciò, la squadra ha giocato bene, ha chiuso la partita nel primo tempo, c'è stata la prodezza di Chiricò, bissata poi dal raddoppio di Ceravolo, primo tempo in cui Donnarumma praticamente era il classico spettatore non pagante. Poi nella ripresa, giustamente, la squadra di Scazzola ha provato un attimo a reagire, ma dopo è arrivata la terza rete di Jelenic che ha praticamente stroncato in tutto e per tutto le eventuali voglie di rimonta, di rivalsa del Piacenza. C'era stato un episodio prima del gol di Jelenic in area, perché c'è stato un fallo di Ronaldo su Rabbi, però Moviola, Replay eccetera eccetera eccetera, è evidente che il brasiliano del Padova ha colpito il giocatore di Piacenza fuori dall'area, tanto che il direttore di gara appunto ha concesso giustamente un calcio e punizione dal limite. Detto ciò, un'affermazione importante del Padova, perché Piacenza era un campo tabù, se non erro comunque era da più di un trentennio che il Padova non vinceva a Piacenza. A parte una gara di Coppa Italia, sto parlando del campionato, bisogna veramente andare negli anni 70 addirittura per ritrovare un successo dei biancoscudati in terra emiliana. Quindi anche mentalmente è un pregio sta vittoria, che comunque è arrivata in surplus. Adesso c'è un lungo periodo di impegni per il Padova, perché già domani c'è la gara di Coppa Italia contro la Viterbese, poi c'è il successivo impegno di campionato della 16ª giornata che sarà, se non ricordo male, lunedì contro la Pro Vercelli, e quindi poi ci sarà il recupero contro la Juventus Under 23.
Insomma, un periodo fitto di impegni dove il Padova tra l'altro non può steccare, e tutto poi si concluderà col big match contro il Südtirol, che ieri poi tra l'altro ha impattato contro la Feralpi, un punteggio che ovviamente fa sì che la squadra della Città del Santo sorrida di fronte a questo verdetto del Druso. Triestina, questa sera, ieri sera per chi sta vedendo il video martedì, devo dire la verità, mi sono divertito, perché comunque la squadra labardata, nonostante sia una cozzaglia, ecco, lo dico tra virgolette, scusatemi, non mi viene un termine pertinente, un concentrato, ecco, perché la cozzaglia è brutto, nonostante sia un concentrato di infortunati, perché veramente c'ha l'infermeria strapiena, oggi chi è sceso in campo ha dato veramente tutto. E per quanto la squadra di Mister Colella, ovvero il Legnago Salus, sia una realtà tignosa, una squadra difficile da affrontare, Sandrini poi tutto un ambiente a sé, tutto ciò comunque non ha inficiato minimamente sulla prova della Triestina, probabilmente anche stimolata ulteriormente dalla brutta notizia che ha un po' colpito tutto l'ambiente giuliano, ma non solo, ovvero il decesso del professor William Marcuzzi. È stato molto bello che la squadra gli abbia dedicato la vittoria. Prima c'è stato, come potete vedere qui alle mie spalle, al mio fianco, Galazzi, che ha issato questo vessillo alabardato dopo la sua rete, e poi al termine della sfida c'è stato poi questo questa reunion sotto lo spicchietto, dove c'erano 11 cuori alabardati che hanno seguito la squadra in quel di Verona, che assieme appunto a tutto il team di Buchi si sono immortalati con in mano la maglia dedicata a Billy, e quindi un qualcosa di estremamente romantico e che diciamo rende onore alla memoria di questo grande professionista che ha dato tutto per la Triestina, e nonostante fosse emaciato da un male incurabile è riuscito con la sua passione a seguire la squadra finché le forze lo hanno retto. Quindi meravigliosa questa vittoria della Triestina per tanti aspetti al di là di quello calcistico. E tornando sul campo, uno Fredi attento oggi, quando il portiere della Labarda è stato chiamato in causa ha risposto no presente, presentissimo. L'unico neo secondo me è Trotta, che fuori condizione sembra un po' un pesce fuor d'acqua. Mi auguro per lui e soprattutto per la Triestina che ritrovi la forma migliore, per quanto non sia stato, ecco, nella sua storia un bomberone, però insomma è un uomo che il lavoro sporco lo sa fare in area, e poi se trova anche un minimo di continuità sotto porta penso che sia un'arma in più per Mister Bucchi. Tanto di cappello a Litteri, che io simpaticamente ho ribattezzato Provvidenza, però 3 gol in stagione, tutti e 3 da subentrante, bisogna anche togliersi il cappello di fronte al numero 32, che dimostra di essere un professionista estremamente serio e soprattutto un atleta concentrato. Perché non è mica semplice entrare dalla panchina e risultare determinante. Oggi poi ha fatto un gol favoloso, perché su un lungo cross dalla tre quarti si è inventato un colpo da biliardo, pallonetto morbido,
con un tocco d'esterno sull'uscita del portiere Enzo del Legnago. Golasso, 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 applausi, chapeau e bottiglie di champagne per il buon Gianluca Litteri per il 32 che purtroppo è fragilino a livello fisico e quindi giustamente Mister Bucchi lo inserisce con il contagocce. Mi auguro che riesca magari a poter sopperire a queste piccole defezioni entrando in forma e chissà insomma che riesca a poter dare il suo contributo fin dall'inizio alla Triestina, che con questa affermazione consolida il suo quinto posto e chissà ragazzi, il campionato è lungo, il torneo è lungo. Però oggi ho visto finalmente una Triestina cazzuta, attenta, pugnancelo di Mister Bucchi a fine gara. Stanno un po' a rappresentare il fatto che è una vittoria meritata, cercata e realizzata in un certo modo, ovvero quello a cui piace all'allenatore e anche ai tifosi, perché penso che ci sia poco da dire a fronte di questo successo. Ripeto, forse l'unica nota stonata sono tutti questi infortuni, ai quali tra l'altro si è anche aggiunto De Luca proprio nel corso delle ultime ore, e ribadisco, chissà che anche il buon Marcello Trotta ritrovi la forma. Ecco, scusatemi se magari il ritmo è un po' lento, è un andamento lento, ma sono quasi le 2 di mattina e quindi è anche ora che vado a dormire perché domani mattina la sveglia suona alle 8, però ci tenevo a finire di fare gli highlights della Triestina, anzi andatevi a farvi un giro sulla casec.com per poterli vedere in anteprima. Bene fiori venetose, direi che per il momento il video si può concludere tranquillamente qui e quindi cosa dirvi? Che vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione. Seguitemi anche su Instagram e come sempre ve voglio ben, steme ben e ci vediamo al prossimo video o alla prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti!